Allora, oggi vi voglio parlare di questa palettina della Sephora, questa che sono della linea Colorful 5, quella con i 5 colori, e questa è la numero 08, Sunrise Tone Sunset Bronze. Allora, cosa dire? Intanto che ha 5 colori, fino a qui ci siamo, è una palettina molto sottile, si vede anche che è piccolina, sottile ed va bene anche in borsetta perché ha un piccolo specchietto ed è corredata dal pennellino che è fatto dallo sfumino e dalla parte angolata, molto carina. Cosa dire? Ve la faccio vedere prima che la finisco del tutto perché si vede e mi piace davvero, mi trovo davvero molto bene. Allora, questa è la palettina. Dietro ci sono anche le indicazioni volendo su come fare un trucco giorno e un trucco sera, quindi perfetto, utilizzando tutti i colori. Allora, sono quasi tutti, sì, esatto, sono tutti colori questi sono shimmer, questi tre, quello centrale è metallizzato e quello finale è completamente opaco. Quindi si può fare tranquillamente un trucco con un punto luce e dei colori di base, uno più metallizzato per dare un attimo di luce, più colore oppure più definizione come volete. E quello finale, ad esempio, per tracciare ad esempio la riga di eyeliner oppure per dare più definizione agli occhi sulla parte esterna. Ve li faccio vedere un secondo, perché vedete che il primo mi piace davvero tanto, che è quello che uso per illuminare. È questo, ok, ed è molto è carino, è chiaro e luminoso, va bene anche per sfumare. Il secondo, che è questo, è un colore di base che è sempre shimmer, però è abbastanza basilare. Poi abbiamo il terzo, che è quello metallizzato, che a me piace un sacco perché sembra proprio un dorato dei colori del sole. Adesso, vedete che alla fine è un dorato che è molto, ok, è molto luminoso, ne prendiamo un altro pochino. È luminoso, ma alla fine di colore, eccolo qua, finalmente, eccolo qua. È bello, mi piace molto. Poi abbiamo questo marrone, questo qui, che è sempre un shimmer, che va bene nella piega, ecco qui. Sempre nei toni del bronzo, anche lui, e per ultimo quello completamente opaco che è sempre marrone. Sapete che a me piacciono molti marroni e non i colori più scuri. Questo, come vi faccio vedere qui, è stata un po' lunga. Eccolo qua. Ok, allora intanto abbiamo ed è un colore che vi ho detto che usiamo per illuminare, due colori di base, il bronzo e il dorato che mi piace un sacco, soprattutto nella parte centrale quando voglio un trucco, ed ad esempio da sera. Ed è quello finale che uso come eyeliner oppure nella piega solamente per dare definizione. È una palettina che a me piace molto, sinceramente. I colori sono molto ok, e sono una durata medio-alta con il primer tranquillamente da mattina quando vi alzate alla sera quando andate a struccarvi per andare a letto, se no comunque durano notevolmente. Sono pigmentati, vedete che tranne questo qua, che è il secondo, che è quello un attimo di base, di colori sono davvero pigmentati ed si sfumano facilmente, non sono polverosi, quindi a me piacciono davvero tanto. Unica cosa il prezzo, costa la palettina 19,90 euro, però secondo me li vale, soprattutto se non vogliamo prendere ad esempio un marchio più famoso tipo l'Urban Decay o la Too Faced. Questo secondo me davvero li può valere, soprattutto con uno sconto, e in questo caso davvero li vale tutti. E che dire, mi piace. Fatemi sapere se voi avete trovato questo tipo di palette, oppure perché ci sono tantissime colorazioni anche nel verde, nell'azzurro e nei colori più accesi oppure più scuri, quindi davvero ci cioè, sono tantissime colorazioni. Fatemi sapere se siete provati o se li proverete e come vi siete trovate. Spero vi sia stato utile ed se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Ciao!